introducing Mr. Shami and Bob Sinclair. Yo, Colonel Guillermo. Dall'apertura della quinta edizione della Ragazza dell'Anno 2012 e qui accanto a me ho un compagno di viaggio, ma oggi in veste di presentatore. Come ti senti? Abbastanza bene, ragazza e ragazzo dell'anno, perché tu ti dimentichi sempre i maschietti, non lo so come mai. È un vizio che abbiamo forse reciproco. Comunque, allora, l'adrenalina come sta? Come sei preparato? Quantillo? È tutto in fermento? Tutto a carico tuo? No, tutto a carico mio no, perché c'è stato un grande lavoro, tu hai potuto seguire tutte le fasi da parte dell'amministrazione comunale, tutti i dipendenti che hanno voluto organizzare al meglio questa manifestazione, soprattutto questa finale che è iniziata, lo ricordo, ieri sera a Terme Viatore a Lido Baia di Venere con le prefinali e continuerà stasera con la consegna dei 12 titoli al femminile e 6 al maschile. Sicuramente inutile dire che il titolo più importante per le ragazze è il titolo di ragazza dell'anno 2012. Vedremo tra qualche ora chi sostituirà Manuela Giunta in questa carica. Sono ragazze eccezionali, una vale l'altra. La giuria quest'anno, secondo me, di alta qualità, valuterà bene e alla fine dirà chi sarà la ragazza dell'anno. Parliamo sulla giuria, la giuria che si è puntato molto quest'anno per avere una ragazza veramente ad hoc, quindi parliamo un pochino di questa giuria. Niente, un giorno ci siamo incontrati io e Francesco Burascano, che lo ricordo sempre il mio braccio destro, ha ideato il concorso insieme a me, Antonio Zullo, e ci siamo detti perché non investire, oltre a investire sullo spettacolo, perché ricordiamo stasera c'è Davide De Marinis che ha infiammato tutte le piazze del Festival Bar nel 2000, c'è una finalista di Castrocaro come Leonora Tavilla, c'è il vincitore di Frequenze Sonore in Tour Simone Badia, c'è il piccolo grande musicista che tu conosci molto bene, il lucese Giuseppe Pagano. Abbiamo voluto investire anche sulla giuria, e la giuria abbiamo portato una rappresentante brasiliana che organizza Miss Brasile, abbiamo portato una rappresentanza venezuelana che la coreografa è proprio del concorso Miss Brasile, c'è il colonnello mio fratello Orazio Anania che fa un pochettino da giurato, visto che è anche molto, molto serio, molto incisivo con i partecipanti. Poi abbiamo un direttore di una radio privata della Toscana, Radio F, lui ha girato anche come attore 4 film, è stato per quasi 20 anni uno dei responsabili di Miss Universo in Toscana, e poi abbiamo un proprietario di una fabbrica di gioielli, la fabbrica Aurart, Massimo Palombo. Allora, un'altra domanda. Dimenticavo la rappresentante della città di Antillo, Roberta Lo Giudice, che anche con la giuria lei rappresenta questo meraviglioso comune. Un'altra domanda, Manuela Giunta, non è che finisce un percorso, ma sicuramente ne comincerà uno molto importante. Manuela Giunta, Matilde Mendolia, Manuela Bertuccelli, sono ragazze che rimarranno sempre con noi nei nostri cuori, perché loro hanno dato tantissimo a noi, forse hanno dato più loro a noi che noi a loro, e questa è una cosa meravigliosa. Manuela sa benissimo che i progetti dell'associazione Divertiamoci Correndo, i progetti che abbiamo io e Ciccio Burascano, sono quelli che deve rimanere assolutamente con noi, non ci deve scappare, come deve rimanere assolutamente con noi Matilde, Federica Ilacqua, tu stesso, Ramona Mondi, Salvatore Costantino. Secondo me noi abbiamo una squadra che non lo vorrei dire, però in provincia di Messina non lo so se qualche altra organizzazione ha una squadra simile. Francesco Anadigna, devi darti una domanda, anzi devi farti una domanda e darti una risposta, però su tutto quello che hai passato in questa stagione e poi i progetti futuri della Divertiamoci Correndo.
una domanda su quello che ho passato questa stagione. Mi sono divertito? Sì, parecchio. I progetti futuri è inutile nasconderlo, ma penso che non è un progetto soltanto mio. La mia volontà, il mio desiderio, il desiderio da parte di tutti i miei collaboratori è quello di poter organizzare queste manifestazioni nel nostro territorio. Avevamo la Divertiamoci Correndo a San Filippo del Mela e non si è potuto organizzare perché politici poco attenti non hanno capito la qualità di una manifestazione a livello internazionale. Avevamo il primo Poxiomeno e tu sei stato presente quest'anno a Palmi, siamo dovuti andare in giro per l'Italia per organizzare una manifestazione con tantissime difficoltà, tra l'altro, perché ricordiamo che un'associazione senza scopo di lucro, riusciamo a coprire le spese, riusciamo a trovare politici attenti che sanno valutare le manifestazioni. Siamo dovuti andare in giro per l'Italia, Arezzo, Calenzano, Palmi, il 14 saremo a Santo Stefano Belbo. Dunque la mia volontà è quella di poter organizzare le nostre manifestazioni nel nostro territorio. Quindi un in bocca al lupo su tutto quello che organizzerai, sicuramente sarà di molto, sicuramente di gran classe, e un arrivederci alla fine della serata. Grazie, vi aspetto. Allora, c'è persone che veramente si stanno ammazzando del lavoro, e guardate i nostri ragazzi che cosa fanno, giocano a carte. Ma come fate a essere concentrati? È per rompere la tensione. È solo quella? Ma sei sicuro che... Sicurissimo. Ah, ho capito. Allora, i tuoi... Passeggiare pure. No, non si dicono queste parolacce in TV, non si dicono. Allora, dimmi i tuoi progetti per questa serata, dai. Di sfilare. Ah, tu sei quello che sfila. Ah, tu di sfili. Sfilare. Ancora di più quanto sei sfilato. Vuoi sfilare ancora di più? Sì. Ho capito. Allora, ti senti un finalista oppure sei un beatificato qua in mezzo a questi finalisti? Ah, un finalista. A tutti gli effetti? Finalista. Sei deciso? Decisissimo. A fare che cosa? A fare la finale. Ma a fare che cosa? Dove vuoi arrivare? Il tuo obiettivo qual è? Di partecipare. Ah, va bene. Chi è che vuole vincere di voi? Ok, parliamo con un vincitore. Allora, che cosa ti hanno detto stamattina? Se non c'è competizione, non si va da nessuna parte. Ah, perfetto. Infatti, allora, un altro che è in competizione. Tu come ti chiami? Stefano Andolor. E che sei venuto a fare, Tantillo? Fare la finale. Ah, pure tu? Certo. Ah, benissimo, allora dimmi tre capitali del mondo, dai. Roma. Ma tre ne abbiamo detto. Roma, per il generale. Roma, Budapest. Budapest. Bucarest. Madrid. Antillo. Ok. Signore e signori, qui l'adrenalina è alle stelle e non capiscono più niente, mi sembra. Signorina, apra gli occhi e il sogno diventerà realtà. Buonasera. Ma ciao! Come siamo? Dopo mesi e mesi di duro lavoro, finalmente siamo ad Antillo alla finale. Ebbene sì, ci siamo arrivati. Oggi è stata una bellissima giornata con tutti i ragazzi. Oltre ad aver lavorato, abbiamo anche fatto tante molte cose divertenti. Che cosa avete fatto oggi? Abbiamo mangiato bene, abbiamo ballato. Ci siamo divertiti anche sull'autobus, fra una battuta e l'altra. Queste ragazze e questi ragazzi, come sono stati in tutta questa stagione, quest'estate? Un po' indisciplinati a volte, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Ci sono sorprese per i balletti di questa sera? Sì, vedrete. Un saluto. Ciao a tutti. La musica suona, la luce dei cristalli svelezza il sera, e l'amore mi chiama. La musica suona, la luce dei cristalli svelezza il sera. Oh ma lei a simpalla, oh ma te la non c'è samba. La luce cristalli svelezza e fila, e l'amor me chiama, la musica suena,
noce di cristalli svelita in sera. Un'area molto affollata riguardante la ragazza dell'anno è la fase trucco e parrucco. Qua sicuramente vedremo delle ragazze che sono ancora in déshabillé, però fra virgolette, perché dovranno solamente sistemarsi il trucco e il parrucco. Andiamo a vedere. In questa casa è così dal lunedì al venerdì. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Oh, guarda qua! Guarda qua chi mi trovo, chi mi trovo. E guarda, guarda la telecamera. Sono una truccata, no? Perché no? Vabbè. Ormai sei in diretta, ormai sei in diretta. Siamo in diretta questa sera, lo sai? No. Come non lo sai? Siamo in diretta. Sì, te. Sì, 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 sì. Ah, ciao. Stiamo scherzando, stiamo scherzando. Il solito Luciano. Allora, come stiamo? Bene, bene, oggi ci siamo divertiti, sarà una bellissima giornata. Anche se ci siamo alzati presto, però è stato bello stare insieme tutti insieme, tutti quanti. Basta. Tu come ti senti? Io mi sento bene, anche se ho un po' di amarezza perché dovrò cedere il titolo. Però sarò sempre la ragazza dell'anno 2011. E non solo, da oggi comincerà sicuramente una strada nuova, come ha detto Francesco. Sicuramente, e sono pronta a percorrerla. Che cosa ti aspetta? Dimmelo tu. Lo sai che cosa ti aspetta? No. I tuoi progetti quali sarebbero ideali? Sempre riguardo al ragazzo dell'anno? Sicuramente continuare il percorso che ho intrapreso e rimanere nel loro staff, nell'organizzazione Divertiamoci Correndo, continuare diciamo la carriera, imparare a fare la presentatrice, e continuare anche alla radio, su Radio Milazzo, le interviste, momenti in TV con te, non lo so. In bocca al lupo per questa serata e intrecciamo le dita. Crevi, ciao. Altra protagonista, la signorina Veronica, la maestra, giusto? Sì. Che numero hai? 26. Quindi ti devono televotare? Sì, chiamate. No, quale chiamate? Quale chiamate? Ci sarà la giuria, quale chiamate? Ha sbagliato concorso. Allora, come ti senti questa sera? Bene. Bene, ma un po' agitata ora. Più il tempo passa, più l'adrenalina sale. Per ora sarà a 1000 l'adrenalina. Sì, e dopo sarà a 3000. Hai visto la piscina e la passerella? Ti piace? È bellissimo, è stato veramente organizzato tutto in maniera perfetta. Veramente tutto bellissimo. La giornata che ci hanno fatto passare fino adesso è stata indimenticabile. E sul concorso ragazza dell'anno che cosa vogliamo dire? Di provarlo a tutte le ragazze, perché è un'esperienza bellissima, aiuta tanto nell'autostima delle ragazze, e si fanno tantissime conoscenze ed è un modo per farsi avanti anche in questo campo, in questo settore. In bocca al lupo e buona serata. Crevi, grazie.
Buonasera, con chi siamo? Con chi siamo? Giulia Laurendi. Ah, lei è la signorina Giulia Laurendi, quella là che questa sera andrà sul palco della finale di Ragazza dell'Anno, giusto? Sì. Ma che cosa hanno tutti questi capelli? Che cosa hanno? Sono un po' ribelli. Sì, infatti. Sono emozionate anche loro? Sì, hanno bisogno di una sirenina. Lei che cosa farà questa sera prima di entrare a fare, diciamo, la sfilata? Che te va a fare? Ok, li ringraziamo la signorina Laurendi, quello che ha potuto dire è stato... Siamo in compagnia di Martina Lipari che si sta facendo... I boccoli. Ah, i boccoli. Come mai questa pettinatura stasera? Ho deciso così perché molto spesso sono liscia, quindi stasera mi andava a essere un po' più mossa. Così farei colpo sulla giuria? Spero. La giuria ti è sembrata ad alto livello? Sì, abbastanza. Molto. Da che cosa l'hai capito? Dalla serietà con cui lavorano. Cioè loro stanno seri mentre mettono i voti. No, vabbè, non così, però va, si vede che è una giuria di un certo livello. Ma tu gli farai un sorriso? Cioè, la tua arma vincente quale sarà, dai? Penso il portamento, ma un po' tutto. Ah, tu nel spontaneità, diciamo, la spontaneità nel muoversi, nel camminare. Ah, ho capito, tu praticamente andrai là e farai un bel comportamento, sarai tranquilla, non... Sì, come al solito. Ah, al solito? Sì, beh... No. E a chi guarderai mentre sfilerai? Mia mamma. E che gli farai? Gli sorriderò. Fammi vedere. Vai in camera. Fai finta che là c'è tua mamma. E basta? E basta, sì. Ok, nessun bacino? No, assolutamente. Va bene, ok. Il concorso ti è piaciuto quest'anno? Molto, sì. Mi è piaciuto abbastanza. E alle tue amiche, alle tue ragazze, alle tue, diciamo, my friends, friends you, sis, che cosa gli dirai? Buona fortuna in bocca al lupo a tutte quante. Ok, crepi. Crepi, certo. Crepi chi? Il lupo. E io? No, tu no. Ok, vengo anch'io? No, tu no, va bene. Ok, salutiamo tutti quanti. Ciao. Siamo in compagnia di Giulia Di Bella. Sì. Sicuro sei tu? Sì. L'emozione qua si taglia a fette, a fettine, a fettone, giusto? Tu come ti senti? Emozionata. Ah, e basta? E basta, bene pure mi sento. Sei tranquilla? No. Come no? No, sono agitata per stasera. Allora, facciamo un sogno, ricreiamo un sogno. Che c'è Francesco Anania, io sono Francesco Anania e dico questa sera la ragazza dell'anno 2012 sarà Giulia Di Bella. Tu che fai? Rido. Come? Rido? Ah, questa è l'espressione. Allora l'hai visto mai Miss Italia tu? Sì. Okay, allora si fa così. Fammi vedere un attimino. Bene, questo sta migliorando, va bene. Il sogno nel tuo cassetto? E il cassetto nel sogno? C'è. Qual è? Boh. Ah, c'è, però c'è. Sta lavorando sul cassetto lei, vero? Sì, sì. Benissimo, benissimo. Questa sera a chi sorriderai tu? A tutti. Come a tutti? Come a tutti, scusa. Ma stai sorridendo anche le nostre telecamere. Ormai, diciamo, stai sorridendo, già sei entrata nella parte. Prima di entrare sulla pedana, che cosa farai? Ride. La ragazza è solare, abbiamo capito questo. Comunque saluta le telecamere. In bocca al lupo anche a te. Crepi. Alessandra Passaniti, quante sfilate hai fatto tu nella tua vita? Troppe. È l'ora di ritirarsi. Come è l'ora di ritirarsi? Come è l'ora di ritirarsi? In finale ti vuoi ritirare? No, vabbè, no, in finale no. Tu invece come ti senti, dai? Io agitato. Ecco. E basta. Ansiosa. Poi? Farfalle allo stomaco. Facci vedere. Ce l'ho nel piede. Ah, nel piede. Allora, lei ha le farfalle nello stomaco, nel piede. Giusto? Giusto. Questa sera Francesco Anania ti dirà, mettiamo caso, Alessandra Passaniti vince la ragazza dell'anno 2012. Tu che farai? No, sarò incredula, contenta, felice e basta.
andrò alla mia famiglia, dal mio fidanzato a festeggiare. E un bagnetto in piscina? Ah beh, quello ci sta pure, dai. Allora, sul comune di Antillo, sul sindaco, sull'organizzazione, che cosa vogliamo dire? Impeccabile. Impeccabile, perfetta. Si vede che alle farfalle, allo stomaco, non escono le parole, giusto? No, e poi sono anche in fase di ristrutturamento, quindi no, siamo stanche, siamo un po' così. Va bene, saluta i telespettatori. Ciao. In bocca al lupo. Crevi. Un'altra concorrente, un'altra ragazza dell'anno è qua vicino a me, Martina Vicidomini. Da dove vieni? Messina. Da Messina fino ad Antillo, diciamo, hai fatto un breve percorso, dai. Non proprio, però ce l'abbiamo fatta. Tu, noi stiamo facendo una domanda un pochino per tutte, perché penso che alla fine le sensazioni sono per tutti uguali. Ma tu, come ti senti? Diciamo che è un misto fra agitazione e voglia di scoprire, voglia di vedere come andrà a finire. È stata una bellissima esperienza, quindi sono non, da un lato non voglio che finisca, però c'è sempre l'emozione, la curiosità di vedere i risultati. Tu in futuro che cosa vorresti fare, vorresti realizzare? Diciamo che amo molto cantare e quindi mi piacerebbe, però quello è un sogno. Quello più realizzabile invece sarebbe di fare la psicologa. È questo. Ci canti un qualcosina proprio dolce, vai! Portati via le tue valigie, il tuo sedere tondo, i tuoi caffè. Portati via i fiori finti, la tua faccia, la tua gelosia. Vai via, portati lontano da me. Complimenti, un applauso glielo facciamo, un applauso, complimenti. Complimenti, questa è arte, in bocca al lupo. Grazie. Concorrente numero 17, ragazza dell'anno, il faro, tonnarella, Alice Caioli. Siamo con Sofia Ancione, la biondissima del gruppo. Sì, sì, sono forse la più bionda tra tutte. Al naturale? Al naturale. E dobbiamo precisare, precisiamo. Tu, anche tu, la domanda di rito, come ti senti? È emozionata, anche se ormai tutto è già deciso, diciamo, perché abbiamo fatto anche altri incontri con i giudici, però certo l'emozione c'è sempre, anche per paura di sbagliare e cose varie, poi è sempre una gran finale, quindi. Come interpreterai la passerella? Spero nel miglior modo possibile, ovviamente in base anche all'umore che si ha, ovviamente si cambia, però spero di interpretarla al meglio possibile. Sull'organizzazione vuoi dire qualcosa? Ah, impeccabile, senza ombra di dubbio. Anche riguardo al sindaco, il luogo dove si è svolta è davvero bellissima, la passerella è sopra la piscina, è davvero bello, impeccabile. Allora facciamo un saluto e un in bocca al lupo. Crepi, crepi. Di Angelica Italiano da Merì, giusto? Quanti anni hai? 15 anni, quindi tantissimi sogni nel cassetto. Cominciamo a dire qualcuno, dai. Ballare, la mia vita è la danza. Ci fai vedere un passettino? Dai, no, un'improvvisazione di un passettino. Allarga un pochino, un passettino, qualcosina, dai, ti faccio la musica. Vai tranquilla. E vai con la sangue. Ecco, salsa. Ecco qua, olè, perfetto, anche tu meriti un applauso. E come ti senti? Agitata e curiosa di quello che succede stasera. E tu la passerella l'hai vista, giusto? È sull'acqua, dobbiamo stare abbastanza attenti, infatti, come hai detto tu, giusto? Sì, se no cadiamo in piscina. A fine serata un bagnetto si può fare? Sì. Allora ti do un in bocca al lupo, salutiamo le nostre telecamere e tanti auguri. Siamo con un'altra ragazza dell'anno, Marianna Lombardo. Buonasera. Tu quale selezione hai vinto? Amerì.
quella a Mary ho vinto. E da allora quante emozioni hai provato fino ad oggi? Tante, tante, molte. Dai, descrivene qualcuna, qualche momento già Mary quando ti hanno detto sei stata la ragazza scelta per la finale, dai. Vabbè, giustamente io, come ogni ragazza, ero felice, ma è di più l'ansia che mi uccide proprio. Qual è l'ansia che per ora, diciamo, ti entra dentro lo stomaco, dai? Vabbè, perché ho paura, magari faccio brutta figura o che cado, non lo so. Il pericolo di cadere non ci deve essere, perché sai benissimo che una volta che... Cina praticamente se cado, però va bene. Come ti è sembrata questi due giorni di finale full immersion, diciamo? Mi sono divertita a morire. Fortunatamente ho fatto amicizia con ragazze molto simpatiche. Una bella esperienza, va. La consigli? Sì, sì, fatela ragazze, fatela. Un in bocca al lupo e un saluto. Grazie. Prima dell'intervista mi ha detto di essere serio, quindi da ora in poi farò un'intervista abbastanza serio. Siamo con la proprietaria del negozio Charme. Buonasera. Buonasera. Perché ride se io devo stare serio? Ma sei un simpaticone, sei? Però mi ha detto fare le domande serie. Non mi fare ridere. Ok, allora siamo arrivati alla conclusione di quest'anno veramente pieno e intenso di impegni e sfilate. Diamo un resoconto e un punto di vista tuo su tutta l'organizzazione e su tutto. Allora, io sono felice che sono entrata in questa organizzazione, è stata una cosa bellissima, per me è una novità, io spero questa bella amicizia rimane e che per l'anno prossimo continua comunque. Conoscevi Antillo, hai visto come si è preparato un paese completamente in subbuglio? Guarda, con me c'era Matip de Mendolia e mi ha fatto, sai, forse è quel pezzo di montagna, ma non credo, che dall'altra parte della montagna, infatti era quello. E sull'organizzazione invece? No, vedo, è tutto bello, va, tranquillo, organizzati sono. Ti immaginavi una passerella finale proprio su questa piscina immensa? Sai, Francesco diceva che era sulla piscina, ma non immaginavo così bello veramente. Siamo in compagnia della ragazza dell'anno 2010, Matilde Mendolia. Buonasera e benvenuta anche tu ad Antillo. Buonasera, ciao Luciano, buonasera a tutto il pubblico di Antenna del Mediterraneo. Allora, le emozioni che stai rivivendo sulle ragazze, diciamo, che devono sfilare in questa serata? Direi un po' mi sento, ecco, al loro posto, le capisco benissimo, capisco, ecco, l'ansia, la tensione che hanno prima di iniziare la serata, però ecco, un consiglio che do a tutte le ragazze: non vi preoccupate, una volta che sarete in passerella sarà tutto, ecco, tranquillissimo e comincerete, ecco, ad essere più disinvolte, state tranquille, godetevi, ecco, la serata al meglio. Anche tu quest'anno hai fatto tantissime sfilate insieme a noi, insieme a Ragazza dell'Anno, insieme a Francesco Anania. Questa finale come te l'aspetti? Come tutte le altre finali mi aspetto, ecco, che vinca la ragazza migliore, la più bella, però a prescindere da tutto questo io sono del parere che comunque ogni ragazza ha la propria bellezza e ogni ragazza, ecco, ha i propri pregi, quindi a prescindere dal risultato, ragazze, non vi preoccupate che comunque ci saranno tantissime altre occasioni nella vita sempre belle come queste, e poi una sconfitta potrebbe essere anche un incentivo in più per il prossimo anno per fare, ecco, le cose in modo migliore, per riprovarci sempre con più forza. Dico sempre alle ragazze che bisogna avere, ecco, molta tenacia e anche molta pazienza nella vita, soltanto con così, ecco, si va avanti al meglio. Sull'organizzazione, su questa bellissima passerella che tutti quanti veramente stanno invidiando, che cosa vuoi dire? Devo dire che quest'anno Francesco veramente si è impegnato tantissimo e si è impegnato benissimo, perché è veramente una splendida location qui ad Antillo, soprattutto con la passerella sulla piscina, veramente una bellissima finale. Fortunata la ragazza dell'anno che quest'anno si farà le foto qui, perché veramente verranno delle bellissime foto, quindi ecco, in gamba i fotografi, mettetecela tutta. Allora, facciamo un in bocca al lupo a tutte le ragazze e un saluto a tutti quanti Antenna del Mediterraneo. In bocca al lupo ragazze e un saluto a tutto quanto il pubblico di Antenna del Mediterraneo, un bacione. Come un amati d'acqua cristalli, come una finestra che mi illumina tu.
calda come il mare, ho perso un pochino, mentre sta lontano sta come fuori. Quando il pane scuro lo tengo caldo per me, via, come una bici, come un lunedì, di vacanza dopo un anno di lavoro, bello, forte come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che mi ha fatto bella amore, gioia primitiva. Sei il trombettaro. No, trombettaro non si dice intanto. Trombettista sì, forse sì. Trombettista. Sì, compagnia di Melania Sant'Angelo. Buonasera. Buonasera. Come ci sentiamo in questa finale? Emozionata abbastanza. Quanti anni hai tu? 16. I progetti futuri? Vorrei diventare una pediatra. Una pediatra. A te non ti possiamo far vedere niente, perché alla cantante l'abbiamo fatta cantare, alla ballerina l'abbiamo fatto ballare. A te che ti possiamo fare? Ballare, so ballare. E facci vedere qualcosa, dai. Ma un passettino, una merengue, qualcosa, dai. Dai, dai, lanciati. Dai, lanciati, ormai ti sei esposto, dai. Vai, vai. Vai liberamente, vai. No, fai quello che sai fare, dai. Pure il tipidipidero, pure la macarena. La sai la macarena? Facciamo la macarena insieme. Vai. Balla. No. E poi ci mettono la musica. Benissimo, bravissimo, complimenti. Meglio che farai la pediatra, perché col balletto sei veramente scadente. Comunque, come ti senti, diciamo, oltre al morale? Come ti senti? I tuoi sintomi? Non ne ho. Io sono solo emozionata e basta. E basta, si vede che sei emozionata, si vede. Questa è la tua prima finale? Sì. Te l'aspettavi? No. Diciamo sei... Io ho iniziato solo per gioco e basta. Dove sei stata selezionata tu? A Roccavaldina. A Roccavaldina, c'erano ragazze... Tu a che posto sei arrivata? Prima. Ah, la prima sei stata di Roccavaldina? Sì. Sei sicura? Sì. Ah, sicura, sicura? Stiamo scherzando, scherziamo, scherziamo. Comunque, un in bocca al lupo. Previ. A chi? Te. No, a me, al lupo. Un saluto ad Antenna del Mediterraneo e un in bocca al lupo a te. Grazie. Salute. Arrivederci. No, arrivederci, con la manina. Ciao. Buonasera. Buonasera a tutti. Come ti chiami? Martina Valenti. Quanti anni hai? 15. Da dove vieni? Da Castroreale. Quale selezione hai vinto per arrivare alla finale del ragazza e il ragazzo dell'anno? Ho vinto all'ultima selezione e a Rodin Milici. Domanda di rito, come ti senti? Molto emozionata, infatti secondo me l'importante è comunque partecipare, divertirsi, perché alla fine è soltanto un gioco. E l'importante è prenderla come un gioco alla fine, giusto? Appunto, e poi resterà comunque un bellissimo ricordo e un'esperienza fantastica. Com'è stata l'organizzazione? Fantastica e impeccabile. Questa sera sicuramente calcherai la passerella sull'acqua, devi stare molto attenta, lo sai? Sì, infatti appena arrivata mi è sembrato davvero... ho avuto una sensazione stranissima, ho avuto all'inizio paura, però poi, dato che nelle prove abbiamo provato, mi sono un pochettino rassicurata. E comunque è davvero un'idea fantastica. Allora, un saluto e un in bocca al lupo. Ciao a tutti. Compagnia di Miriam Savasta, complimenti e benvenuta anche tu alla finale. Grazie. Buonasera, sono Miriam Savasta e vengo da Messina. Benissimo, come ti senti? L'emozione? Abbiamo fatto tutti la stessa domanda, dai. Sono molto emozionata e comunque sono curiosa di entrare in questo mondo. Certo, ho stretto anche dei molti legami con le ragazze ed è tutto molto divertente. Qual è la ragazza con cui hai stretto di più amicizia o legame?
Va ancora un po' tutte, non è che ce n'è una in particolare. E il tuo hobby preferito? Ballare pop. Sei pronta a farci vedere qualcosina di pop? Per me sì. Allora ti inquadreremo e tu ballerai qualcosa pop, vai! Senza musica, dai! Vai! Compagnia di Davide Pandolfo, finalista di Ragazzo dell'Anno. Come ti senti, le tue impressioni e su tutta l'organizzazione di quest'anno a cui hai assistito tu? Dai. Organizzazione ottima, almeno è il primo anno che partecipo, quindi ottima. Impressioni positive, ho conosciuto un sacco di persone che devo dire fanno bene. A parte un certo Rocco Foti che vabbò, lo sopportiamo purtroppo. Poi per il resto a posto, mi sto divertendo, cerco di stressare gli altri così non mi stresso io prima di iniziare. Così arriverò tranquillamente sul palco, sereno, tranquillo, senza problemi. L'obiettivo della serata? Vincere. non conta solo partecipare per me, devo vincere. Ne ho bisogno, mi serve questa vittoria, quindi ci spero e ci credo. Con la vincita che cosa faresti? Non so precisamente ancora cos'è la vincita vera e propria, però penso che... non lo so, non te lo so dire veramente. Però intanto vinco e poi ti faccio sapere. Va bene, in bocca al lupo. Particolari e marchi prestigiosi come Energy, Levis, Giorivetto, Lee, Wrangler, Saracol, Ecstasy, Carrera e tanti altri. Li potete trovare solo da Uniform Store Barcellona Pozzo di Gotto, il negozio che veste i ragazzi dell'anno 2012. 1, 2, 3, ciak. Siamo in compagnia di Rocco. Caro Rocco, il tuo nome è impegnativo. Certo, è un nome parecchio impegnativo. Tu sei disposto a tutto quello che ti domanderò, a dire tutto quello che ti domanderò? Nei limiti. No, tranquillo, tranquillo. Allora, prima domanda, da dove vieni, quanti anni hai e come mai sei qua questa sera? Quindi vengo da Milazzo, ho 16 anni, 17 ottobre, e sono qui per, diciamo così, per fare una certa esperienza, ecco, per passarmi il tempo, diciamo, per divertirmi. Ti sei divertito in quest'anno, diciamo, avete fatto tante sfilate, tanti provini, vi siete messi proprio alla prova con tutti quanti i giurati e anche con il pubblico? Sì, certo, è una cosa parecchio bella, alla fine, diciamo, ci mettiamo in mostra, facciamo vedere, diciamo così, i nostri fisici alla giuria e cose varie, però io in fin dei conti sono loro a dover giudicare noi e non noi stessi. I progetti tuoi futuri? Progetti nei futuri, intanto riuscire a trovare un lavoro con i tempi che corrono e poi soprattutto, diciamo, se riuscissi a sfondare in una carriera, diciamo, più televisiva sarebbe anche meglio. Ah, tu vorresti fare televisione? No, televisione, diciamo, essere, non saprei dirtelo. Diciamo, nell'ambito, diciamo, della moda. Sì, però ovviamente se non riuscissi a sfondare non è un problema, l'importante è che ci sia un lavoro dove si guadagna e dove si può andare avanti. In bocca al lupo per la finale. Crepi il lupo, grazie. Uniform Store, perché la moda è un dettaglio che non va sottovalutato. Una camicia, un giubbotto, un jeans, piuttosto che un maglioncino o un gilet può cambiare. Siamo in compagnia di Sergio Maggio. Sì. Diciamo è un nome, Sergio Maggio, uno si confonde, però non dobbiamo confonderci questa sera. No, non ci confondiamo. Tu sei confuso? Assolutamente. Allora ti faccio delle domande e tu risponderai a tutte le domande? Certamente. Sicuramente? Sì. Che cosa? Quello che mi verrà chiesto. Che cosa ti chiedo oggi? Faccia lei. Ok, allora comincia a fare la prima domanda. Come mai ragazzo dell'anno, finalista tu qua Sergio Maggio ad Antillo? Come mai? Perché penso di avere le caratteristiche giuste per poter essere ragazzo dell'anno. E allora proprio tu pensi di vincere? Se possibile sì. Il tuo obiettivo quando hai fatto la tua prima sfilata, scusami, qual è stato? Prendermi un regalino, qualcosa da appendere al muro.
Che cosa? Una fascia. Ah, allora sei stato molto determinato. Tu sei un ragazzo determinato nella vita, giusto? Sì, sì. Gli hobby tuoi? Lo sport è un po'... Non, come glielo dico? Lo sport è tanto investimento sui giovani. Investimento sui giovani. Parlare nel 2012 di investimento sui giovani è un ragazzo che mi piace. Ma non sono grande, dico. Quanti anni hai? 17 anni. Allora devi investire già su di te prima. Certo. Insieme come investi? Come investi su di te? Questo mi metto alla prova. Cerco di coinvolgere anche gli altri. Ah, benissimo, benissimo. Allora, un in bocca al lupo, un saluto alle telecamere e speriamo che vinca il migliore, giusto? Esattamente, in bocca al lupo. Barcellona, anche per la stagione autunno-inverno 2013, vi vuole stupire con questi meravigliosi abiti indossati dai nostri ragazzi dell'anno 2012. La moda continua, perché il primo gruppo se ne va, ma c'è il secondo gruppo che sta conquistando anche loro il palco di Antillo. L'applauso forte forte per i nostri ragazzi, via! Siamo in compagnia di un altro ragazzo dell'anno, ma quanti anni ci sono in questi ragazzi? Oh, quanti anni ci sono? Quanti anni ho? 20. Ecco, ecco, una domanda un pochino attrapito. Allora, Stefano Andaloro, anche tu qua per vincere o per concorrere? Vincere. Guarda la telecamera e dici, io vinco, dai, vai. No, no, devi essere deciso, vai. Io vinco. No, poco convincente, prenditi il microfono. Aspetta. Io vinco. Questo qua sembrava, lo sai che cosa, quando uno fa il, la tombola dice il 15, il 16. No, deve essere deciso, io vinco, vai. Io vinco. Vabbè, con così sicuramente non so dove vorrei andare. Comunque, la passerella è di tuo gusto? Sì, sì, una delle migliori quest'anno. La migliore, perché è la finale. La migliore. La migliore, ok, l'organizzazione ti è piaciuta? Perfetto, è stato benissimo. Nuove esperienze, conosco nuovi ragazzi, ragazze soprattutto. Tutto a posto. Ok, in bocca al lupo e vinca il migliore. Il migliore. Ok, va benissimo, ciao. Fate una sfilata con i ragazzi, così in mezzo a loro. Via, si parte! Conquistate il tiro anche voi, via! Siamo in compagnia di Carmelo Nobile, anche tu qua in finale. Sì, per fortuna ci sono anch'io e spero di poter vincere. Ah, benissimo, pure anche tu molto determinato. Che cosa fai nella vita, l'hobby e le cose che ti piacerebbero fare? Allora, il mio hobby preferito è giocare a calcio. Faccio parte di una squadra, Santa Lucia del Mera, la Promende. E per quanto riguarda invece il lavoro, lavoro in un supermercato a Messina. E mi mantengo, diciamo così. Bene, bene, già sei un ragazzo abbastanza impegnato. I tuoi compagni di squadra, quando ti hanno visto sfilare, che cosa ti hanno detto? Giustamente mi hanno fatto un po' di... come si suol dire, mi hanno preso un po' in giro. Ok, fammi vedere come ti prendevano in giro, vai, fallo vedere. No, no, dai, un attimino, dai, una frase particolare, dai. Mi dicevano ragazzo dell'anno, così, diciamo un po' di sfotto, ma ci sta, è normale. Dai, ci si diverte in queste... Certo, sì, senza dubbio. Va bene, in bocca al lupo e anche tu speriamo che vinca il migliore. Grazie, credi. Di Antonio Salmeri, ragazzo dell'anno, sei in finale, le tue emozioni e diciamo i tuoi umori? Ma intanto spero stasera di divertirmi insieme ai miei amici, cioè ai miei colleghi che alla fine sono diventati amici, le ragazze, insomma un po' tutti. E niente, il mio umore è abbastanza tranquillo perché comunque non spero di vincere, cioè mi piacerebbe vincere, però comunque non sono sicuro che non vinco, ecco. I progetti tuoi futuri o i tuoi hobby? Io già lavoro, però comunque un domani mi piacerebbe, come ho anche detto alla giuria, mi piacerebbe avere un lavoro fisso.
perché ai tempi di oggi diciamo che è un po' difficile. E i tuoi hobby invece? I miei hobby sono disegnare, vabbè, la mia passione comunque è sempre stata quella di fare volontariato, anche perché sono impegnato in un'attività simile, accompagno io delle cieche, due ragazze cieche, e basta questo. Va bene, in bocca al lupo e speriamo che vinca il migliore. Sicuramente, credi. Fantastico, Walter Maio ed Enrico Ward, giusto? Giusto, giusto, Enrico Mondo, giusto. Mondo, mondo, allora, come mai siete insieme innanzitutto? Siamo amici, abbiamo partecipato insieme a queste selezioni e adesso alla finale. Pure la stessa cosa. Allora, quello che dirà lui. Allora, vai. Insieme in questa avventura stiamo finendo pure insieme. Allora, ditemi le vostre emozioni su questa avventura, come l'avete vissuta, tutte le sfilate che avete fatto, perché ne avete fatte tantissime prima di arrivare in finale, dai. Sì, una bella avventura. Passiamo a te. Vabbè, abbiamo partecipato all'inizio alla prima selezione così per gioco, eravamo 8 partecipanti, tutti 8 compagni di classe, quindi abbiamo preso questa fascia e poi abbiamo partecipato a altre 2 selezioni come portatori di fascia. Adesso stiamo partecipando a questa finale e speriamo di portare a casa qualcosa. Vediamo. La finale, visto l'organizzazione e come è stata organizzata la finale qui a Antillo, dai, parliamone un pochino. È stata organizzata secondo me benissimo, almeno ancora deve iniziare, però credo che sia organizzata benissimo. Il posto è tranquillo, è bello, poi anche la piscina, anche il palco sulla piscina, molto bello. Dell'anno 2012 Uniform Store è Carmelo Nobile. Anno 2012, si alza la musica per Alessandra Passaditi. Oh, ma lei a simpalla, oh, Martellano ci samba. La musica
con noi ai nostri microfoni ci sono i due personaggi d'eccezione di questa sera, Alessandra Passaniti, ragazza dell'anno 2012, e il sindaco di Antillo, Davide Paratore. Sindaco, diamo la parola prima alle donne. Alessandra, come ti senti? Le tue emozioni? Sei ancora molto molto emozionata? Ancora diciamo che non ci credo, è un titolo che, a cui ambivo da tanto tempo, e sono davvero davvero soddisfatta, contenta e felice. Che cosa provavi stasera appena iniziato tutto? Te lo aspettavi oppure eri più fiduciosa o più pessimista? Ci speravo ma non ci credevo fino in fondo, ho avuto una settimana di tensione, ancora sono emozionata, si sente da come parlo. Quindi scusate. No, anzi, sei stata bravissima stasera come tutte le altre sere, te lo sei meritato, quindi i nostri complimenti più sinceri. Da nuova ragazza dell'anno sono sicura che sarai bravissima, sei felice per quello che ti aspetta? Sì, assolutamente sono felice, spero di non deludere nessuno e spero di fare non meglio ma almeno quanto ha fatto Manuela finora. Sarà così senz'altro. Sindaco, lei cosa pensa di come è andata questa serata? Ma sono soddisfatto di come è andata la serata, ma soprattutto perché ho visto che le ragazze si sono divertite, anche i ragazzi, e che sono riusciti a trascorrere un'intera giornata in questa nostra cittadina in maniera serena, tranquilla, anche scambiando fra di loro quelli che sono gli argomenti e più si addicono a loro stessi. Chiaramente si percepiva questa tensione di cui parlava poco prima Alessandra, una tensione anche comprensibile, e si vedeva che c'era, si gareggiava veramente, c'era tanta competizione fra di loro, però anche per questo è stata una bella serata, proprio perché c'erano delle forti motivazioni e tante emozioni che trasalivano ognuna di loro. Poi, che dire, abbiamo dato il massimo anche nell'organizzazione logistica, sia da parte nostra che da parte dell'associazione Divertiamoci Correndo, che comunque è stata molto vicina all'amministrazione e ci ha messo chiaramente nelle condizioni di poter operare bene, dando quelle che erano le indicazioni più opportune affinché questa manifestazione potesse riuscire come degnamente meritava, dopo uno sforzo così notevole durante tutta l'estate. So che avete lavorato tantissimo, che vi siete un attimino concentrati con tutte le vostre forze su queste manifestazioni, quindi non potevamo deludere le attese della vigilia, perché alla fine si coronava un percorso partito da qualche mese fa per raggiungere poi questa serata. Poi mi sembra che la nostra Missy sia veramente una bella ragazza. Io, a nome mio, a nome di tutta la comunità antillese, le auguro che questa tappa possa essere di tanta fortuna e poterla vedere presto anche in altri palcoscenici più importanti, sicuramente di Antillo. Però dico, per noi è stata anche una grande soddisfazione poter realizzare questa manifestazione ad Antillo, perché abbiamo raggiunto un altro risultato, che è quello dell'amministrazione, di poter far conoscere la nostra comunità, il nostro paese, e quindi, come dicevo prima, un'immersione nella natura, un'immersione nel verde, un qualcosa che può far stare bene in questo momento che veramente ce ne abbiamo di bisogno. Quindi invito anche la Miss a tornare presto ad Antillo, a venirci a trovare, ma l'invito è esteso a tutti. Quindi grazie ancora, ma soprattutto grazie a voi che ci avete dato questa grande opportunità, e un grazie va ai miei più stretti collaboratori che in questi giorni sono stati veramente instancabili nella realizzazione finale di questa grande manifestazione. Grazie a lei, sindaco Davide Peradore, grazie a te, Alessandra Passaniti. Ho un'ultimissima domanda per te: come conserverai la corona di Elio Appierto e la tua fascia di ragazza dell'anno? La custodirò gelosamente, sicuramente. Luciano, vuoi chiedere qualcosa? Al sindaco no, perché fa dei discorsi troppo lunghi a fine serata, quindi oltre ai complimenti che gli hanno fatto tutti quanti coloro che sono venuti qua a vedere questo spettacolo, li rivolgiamo anche noi da parte di Antenna del Mediterraneo, da parte della Divertiamoci Correndo, che ora fra poco intervisteremo il nostro presidente. Poi ad Alessandra, che cosa dire? Dopo il terzo tentativo siamo andati al centro, giusto? Giusto, giusto, finalmente ci siamo riusciti. Due secondi posti, quindi quest'anno, il 2012, doveva finire il mondo, hai vinto tu. Sì, infatti, forse per questo. No, complimenti, sicuramente sarà una dei nostri, si divertirà a collaborare con Francesco Rania, con Federica e anche con me. Vabbè, vabbè. Va bene, va bene. Ok, buona serata a tutti.
Giornalista Ragazzo dell'Anno 2011, Manuela, quali sono le tue emozioni adesso che devi, che hai ceduto questo titolo, che questa meravigliosa serata è finita? Beh, sono contenta dell'anno che ho vissuto io, delle esperienze che ho fatto io e che auguro di fare anche alla Ragazza dell'Anno 2012. Avevi votato per la tua preferenza, era stata Alessandra Passaniti, cosa ne pensi? Quali consigli dai a lei soprattutto? No, io non ho votato, non ero in giuria. Comunque sì, Alessandra Passaniti era tra le mie favorite, è una bella ragazza e se l'è meritato. Votato nel senso tifavi per lei? Sì, sì, tifavo anche per lei, sì. Un pensiero che vuoi rivolgere alle ragazze che invece non hanno vinto stasera ma che comunque potranno continuare in quest'ambito? Allora, di non scoraggiarsi, di andare avanti e non mollare mai. Impegnarsi, prendere questa esperienza, diciamo tra virgolette una sconfitta, ma non è una sconfitta perché già essere arrivati qua è un traguardo. E, di riprovarci l'anno prossimo con più entusiasmo e grinta. Luciano, vuoi fare qualche domanda alla nostra Manuela? No, gli voglio dare solamente un suggerimento che sicuramente gli farà bene perché lei è una ragazza che apprende subito. Il suggerimento è di continuare sempre così e sicuramente farai carriera perché ti sei avvicinata, sei stata insieme a noi, Francesco, e noi siamo tutti soddisfatti e congratulazioni per questo anno. Complimenti, complimenti. Grazie Luciano, grazie. Adesso andiamo a un'altra intervista. Siamo in presenza sicuramente di un'autorità che è il nostro presidente dell'associazione Divertiamoci Correndo, del presidente della Boxio Meno e direttore artistico qua Orazio Anania. Buonasera e benvenuto qua ai microfoni. Grazie a te, che cosa devo dire più o meno? Tutto quello che vuoi. Allora, voglio puntualizzare, visto che non c'è stato tempo perché è andata un po' lunga la serata, anche se poi con i fuochi d'artificio abbiamo esaltato questa premiazione di questa splendida ragazza. Volevo dire, il concorso di bellezza naturalmente premia una, anche se le fasce sono 12 e anche se qualche fasciata non è rimasta molto contenta. Noi come giuria avevamo un compito, quello di scegliere una ragazza che avrebbe nel futuro garantito di poter riconfermare la vittoria di stasera nelle manifestazioni prossime, non solo nostre ma anche dove sarà invitata. Dunque, bellezza noi abbiamo inteso per bellezza un po' un complesso di situazioni. Molto hanno valso le interviste che abbiamo fatto sia ieri sera a Terme di Vigliatori e sia stamattina. Dunque siamo andati un po' nel profondo, non abbiamo guardato soltanto le forme, le misure e via dicendo. E abbiamo premiato queste 12 ragazze che secondo noi sono tutte a buon livello. Tieni conto, ma lo dico da presidente, che lo scarto molte volte è stato solo di 4 punti, il che vuol dire che è abbastanza livellato il concorso. E cosa posso aggiungere? Posso aggiungere che qualcuna delle fasciate di stasera potrebbe anche essere la miss del prossimo anno, perché effettivamente eravamo ad un buonissimo livello. Questo naturalmente gratifica ancor più Alessandra, perché è sull'Olimpo in un contesto molto buono, dunque abbiamo premiato secondo noi l'eccellenza. La giuria è stata molto imparziale, come si è detto durante la manifestazione non abbiamo voluto avere nessun contatto con le ragazze, le abbiamo sentite e viste soltanto nei momenti ufficiali o ufficiosi e abbiamo portato una giuria che viene da lontano. Ci sono praticamente esponenti che hanno già lavorato con Miss Italia, con Miss Universo, con Miss Brasile, dunque erano persone che sapevano cosa guardare e secondo me hanno fatto il loro lavoro. Non conoscevano, anch'io che sono originario di San Filippo, non conoscevo le ragazze e dunque più imparziale di così non si può. Mi dispiace se qualcuno se la sia presa, però ripeto, tra quelle ragazze che hanno sfilato stasera c'è la potenziale miss del prossimo anno. Un po' di pazienza, bisogna aspettare. Io so che lei ha aspettato, perché mi hanno raccontato che qualche secondo posto l'hai fatto anche te. Però, come vedi, il tempo e la qualità gratifica sempre. Queste qua sono veramente delle sagge parole. Federica, che cosa dire a tutto ciò che ha detto il nostro grandissimo presidente? Niente, penso che... C'è poco da aggiungere, solo ringraziarlo per essere stato qui con noi questa sera, aver parlato ai nostri microfoni, per aver portato anche lui una giuria così importante. È stata una meravigliosa serata, quindi davvero c'è poco da aggiungere. Ho dimenticato di dare un voto. Posso dare un voto a Federica? 5. 5 da? Da 1 a 5.
1, non mi piace. Va bene, un salutone ad Antena Mediterranea e a tutti i nostri telespettatori. I know.